Bene ragazzi, allora non posso parlare molto ad alta voce perché sono le 3:39 di notte, ok, vi faccio vedere sono anzi le appena schiocchiate le 3:40 di notte, eccolo qua. Allora, eh, sto facendo questo video perché, ragazzi, eh, volevo chiedervi scusa per quanto riguarda il video che è uscito ieri del Rodio One in coppia con Sodin, dove eh, pensavo di fare una cosa, diciamo, mh, Carina, chiamiamola così, non so neanche come definirla perché adesso devo stare attento a come parlo perché, sennò, qua arrivano ovviamente la gente che pensa che io non lo so che cosa volevo fare. E praticamente mh, sto parlando del video del Rotary One in Copp con Sodin, dove pensavo e pensavamo di fare un omaggio eh, a Davide Astori, che purtroppo è scomparso. Ma in quel video ragazzi mi sono arrivati io fino adesso di leggere parecchi commenti eh, perché cercavo di capire in cosa ho sbagliato e diciamo che in molti di voi se la sono presa del fatto che io avessi tenuto la monetizzazione al video e che ovviamente non era quello il modo per omaggiare una persona. Allora vi posso dire ok avete anche ragione nel senso che forse non dovevo omaggiarlo in quel modo ma potevo parlarne o altre cose, ma vi posso dire che la monetizzazione, ragazzi, quella non vedo nessun tipo di problema, anche perché, vi ripeto, è il mio lavoro e io, eh, comunque, come faccio con tutti i video, eh, li tengo monetizzati. È la stessa cosa che è successa quando ho... Pensavo di fare un omaggio, a parer mio, carino, che possa far piacere, diciamo, alle persone che mi seguono delle, dello Coens, e Anche loro una squadra che è sparita, che mh, purtroppo non c'è più eh, dell'incidente aereo Pensavo di fare delle cose carine, ma ovviamente vengo eh, criticato e vengo aggredito, ma di insulti e cose varie Che, da una parte, dico, forse hanno ragione Forse hanno torto, io ci ho pensato ragazzi, cioè sono le 3.40, non riesco ad andare a dormire perché dico ma in che cosa ho sbagliato? Io pensavo di fare una cosa carina nel senso che so che nel mio piccolo, nel senso io ho un canale molto importante su questa piattaforma e pensavo di, um, come posso dire, fare una cosa carina verso un giocatore che è venuto a mancare, ma eh, non è mia intenzione ragazzi perché io sono poi eh, una persona molto con lo stato d'animo che se non risolvo una cosa mia interiore, non lo so come posso spiegare, cioè sono una persona che prende le cose molto a cuore e poi ci penso, ci ragiono e ci rimango male su determinate cose, dico cazzo qui, ma che ho fatto così di male, cioè io volevo eh, diciamo fare una cosa carina e simpatica, ricordandolo comunque come un grande calciatore, che appunto con la Fiorentina cre credevo di prendermi la squadra, la Fiorentina, a giocarci una partita, delle partite con Sodin, ma solo per, eh, diciamo, come posso dire, rendere un piccolo omaggio, che a parer mio voleva essere quello, un piccolo omaggio ragazzi, voi invece mi avete detto che sono una merda, faccio schifo, mi devo vergognare, perché il lucro sui morti, cioè raga, ma voi sinceramente pensate che io sono quel tipo di persona, cioè nel senso... Io non riesco veramente neanche a far male ad un altro po a una formica o non riesco neanche a ehm, prendere 5 euro nel portafoglio di, di mia madre e secondo voi io mh, vado a lucrare sui morti. Bene. Io sta cosa mi dispiace che tanta gente la pensa così, ma il mio era un piccolo gesto che io volevo far vedere agli altri, ma non perché voglio farmi vedere, ma perché mi sentivo di farlo, anche perché poi ho visto negli ultimi commenti delle partite che eh, la gente mi diceva "Simo, prendi da Fiorentina, prendi della Fiorentina per fare anche un piccolo omaggio a Davide Astori". Ho detto "Ma dai, ma eh, io ho detto solo che ne dici, ci hanno consigliato questa cosa, lo vogliamo fare, anche perché comunque dai, non manca da poco Davide Astori, eh, lo facciamo gli rendiamo un piccolo omaggio, noi eravamo d'accordo l'abbiamo fatto, ma mh, con nulla di cattiveria, anzi se avete visto anche il video, eh, cercavamo di ridere e scherzare, tra parentesi, come facciamo di solito, proprio per lasciare un'impronta positiva. Di quello che mh, Era Davide Nel senso mh, Di non farla pesare Questa cosa No ok Poi ti ripeto Forse ok ho sbagliato Vi chiedo scusa ragazzi Se il messaggio Il mio messaggio È arrivato in maniera negativa A voi Io vi chiedo scusa Sono qui appunto Per confrontarmi anche con voi Non volevo mandarvi Un messaggio negativo Il mio era solamente Un modo per cercare Di omaggiare Una persona Che purtroppo non c'è più Ma non era mia intenzione Mancare di rispetto A niente A nessuno raga Ma veramente Ve lo dico Con il cuore in mano vi ripeto se ho sbagliato vi chiedo veramente scusa con tutto me stesso non volevo fare una cosa del genere pensavo di fare una cosa fatta bene ma in realtà no tanta gente mi ha detto no perché jogger ehm, potevi assolutamente invece che fare un video del genere potevi parlarne allora vi qua vi dico anche no perché eh, diciamo io sono un canale gaming ok porto eh, tantissimo FIFA e comunque per me portare un video dove ho fatto anche con lo Shabakohens, dove ho messo lo stemma e le divise di quella squadra e ci ho giocato delle partite, per me era un omaggio carino a quella squadra, anche se io quella squadra non la conoscevo tantissimo, raga, sinceramente. Però ho detto, io gioco a FIFA, sono un canale gaming, la gente mi segue per FIFA, perché non omaggiare una squadra mettendo uno stemma e le divise e giocarci delle partite? E lì sono stato insultato perché ho lucrato sui morti. Vabbè, io sono un canale di FIFA... Il mio mestiere è portare video contenuti, volevo fare una cosa carina. E anche lì il messaggio è arrivato male Questa per Davide Story, stessa cosa, ho detto sono un canale di gaming, sono un canale di FIFA che porta tantissimo FIFA. Ho detto qual è la cosa migliore, secondo me, che posso fare? Perché a parlare, ragazzi, io non mi prendo nessuna responsabilità a parlare di Davide. Perché, comunque, appunto, se già eh, venga aggredito così, pensate se dico qualcosa fuori posto, cosa può succedere? No, quindi non mi sentivo di parlarne di una cosa così delicata poi d'altronde, e ho detto, vabbè, una cosa più carina e più facile che posso fare eh, per rendere omaggio a questa persona è comunque fare una partita con la squadra, con l'ultima squadra dove lui è stato, e giocarci un po', un po' infatti d'altronde l'ho anche lasciato io in squadra ragazzi, perché tanta gente ha, ah, potevi levarlo, no raga, perché il mio era un messaggio proprio di ehm, di giocare con lui nel senso di, non, non lo so raga, forse ho mandato male un messaggio Tu non lo so raga, io volevo fare una cosa veramente tranquillissima eh, Ma con tutto il cuore volevo fare una cosa del genere Ma mm, non, non vedo proprio veramente sta cattiveria nei miei confronti, non l'ho proprio capita Vi ripeto, se ho sbagliato, vi chiedo scusa Ma io ero proprio convinto, vi dico la verità, che se facevo una cosa del genere poteva essere, poteva essere apprezzata Ma così mi, mi sono sbagliato, mi sono sbagliato e vi chiedo scusa però non mi sentivo, non mi sento, non mi sentivo neanche di aprire un discorso su questa cosa. Infatti io sul mio Instagram, appena ho saputo della morte di Davide Story, ho messo subito la foto, ho fatto le condoglianze e tutto quanto, e lì, vabbè, grande accettato, tutto quanto, ok, ci sta. Però volevo fare una cosa in più, visto che comunque ehm, mi sentivo di farlo, ragazzi, veramente mi sentivo di farlo, perché non pensavo fosse così drammatica sta cosa. Sinceramente non ci vedevo nulla di male, anzi, per me potrebbe essere anche un gesto carino. Ma invece sono assolutamente che aggredito, insultato in maniere proprio. Mamma mia, ragazzo, veramente. Mm, non lo so mm, che cacchio ho fatto, nemo male. Però vi ripeto: se a voi il messaggio non è arrivato, quel. Non è arrivato il messaggio che io volessi. Mm, volessi mandare a voi, vi chiedo ancora umilmente scusa, raga. Io mm, a sto punto mm, spero che accettiate le mie scuse. Le... Non lo so. Mi sento pure un po' in difficoltà, ragazzi, perché vi ripeto, vi ripeto sono le, e... le 4 meno 15 e... e sto qua, non, non sono riuscito a prendere sonno perché ho detto, mi stavo col telefono a leggermi tutti i commenti, poi a un certo ho detto, ma forse ho veramente ho sbagliato qualcosa e preferisco parlarne e chiedere scusa pubblicamente a tutti quanti. Quindi mh, si è arrivato questo messaggio, eh, mi dispiace, ragazzi, io non, non volevo creare né disagi né mettermi io in primis in cattiva luce perché... Eh, per chi mi conosce raga, non sono un, un tipo che va a lucrare sui morti, anche perché è una delle cose penso, più orrende che una possa fare, ma il fatto di monetizzare i video, vi ripeto, è il mio lavoro raga, è il mio lavoro, io non, non, non posso non monetizzare un video, cioè che senso c'ha questa cosa ragazzi, io qui mi trovo in molto disaccordo perché... Il mio, messaggio che, anzi il, mio, eh, sì, il mio messaggio che ho scritto sopra il mio stesso video, quello di paragonarmi al, ai giornalisti o alle tv, anche lì forse sì ho sbagliato perché lì per lì mi sono fatto prendere un po' così dalla rabbia perché dico ma che cacchio ho sbagliato, cioè, sto facendo una cosa che poteva essere secondo me carina invece no. Ho scritto che comunque allora neanche i TV e i giornali dovrebbero parlarne. Lì ho sbagliato perché alla fine è vero, i le, le TV delle televisioni, e appunto, i giornalisti lo fanno per mh, informazione. Quello è vero, io sono un um, portatore di contenuti. Eh, potevo. Tranquillamente dire un'altra cosa. Ma in quel momento così mi è uscito fuori, e anche lì vi chiedo scusa: ho sbagliato perché mi sono paragonato a TV e televisioni che non c'entra niente. Però mh, Sapete ragazzi che il mio è un canale dove appunto i video vengono monetizzati e non vedo però il motivo per cui io non debba monetizzare un video tributo a non lo so, anche perché per me era appunto un video gameplay dove io pensavo di fare una cosa carina e, ed era un video normalissimo mio di FIFA. Però, solamente omaggiando una squadra fiorentina che ha avuto la perdita di Davide Astori. Punto, era questo, ragazzi. Io volevo mandare un messaggio così. Che comunque, a prescindere dalla brutta vicenda che è successa, Davide Astori volevo ricordarlo così. E invece ho sbagliato. Va bene, vi chiedo scusa, ragazzuoli. E... Mi dispiace, io il video non lo cancello. Ma non perché, oddio, la gente poi mi ha scritto. No, perché come si vede, ti mancano le views. Vuoi fare le views con il nome Davide Astori, ragazzi. Se voglio fare le views, lascio perdere il gameplay e vado su ben altre cose. Però, qui non voglio aprire altri discorsi, quindi lasciamo perdere. Io continuo a fare quello che faccio perché mi piace e voglio. Quello che io mi faccio quello che mi sento. Vi ripeto: sbagliare è umano, ho fatto un errore e sono qui con questo video a chiedervi ancora scusa. Mi sto dilungando tantissimo, niente, io spero che abbiate capito questo messaggio che vi ho mandato in questo video. E niente, per tutte le persone che ci sono rimaste male, che si sono sentite offese o qualsiasi tipo di cosa, vi chiedo ancora scusa. E per tutte le persone che hanno capito, diciamo, il mio piccolo messaggio che io volevo mandare con questo video e hanno apprezzato, vi ringrazio. Ma ehm, ci si becca al prossimo video, spero che con questa questione... Riusciamo a parlarne civilmente qui sotto nei commenti, senza creare eh, insulti, minacce, muori, cancro e cose varie ma parlandone da persone che civili e da persone che secondo me mature eh, siamo, io poco, ma <ride> quelli soliti dettagli sono, sono ignoranti, lo sapete. Però spero di parlarne in maniera positiva qua sotto nei commenti. Mi chiedo ancora scusa, vi lascio il video a voi i commenti qua sotto parliamone insieme e scusate ancora per l'equivoco che c'è stato ciao ragazzi